Grand Slam di judo a Parigi, seconda ed ultima giornata in terra transalpina caratterizzata dall'assegnazione delle ultime 7 medaglie d'oro, 4 delle quali appannaggio di judoka francesi e olandesi. Il presidente della federazione Marius Wieser e l'omologo della Federjudo kazaka Yesekeyev sottoscrivono un contratto che porta il Grand Slam ad Astana e Almaty. Tra gli uomini sotto gli 81 kg su tutti il georgiano Grigalashvili, che sconfigge nell'atto conclusivo il tedesco Cavelius. Consegna le medaglie il vicepresidente della federazione, Randriana Soloniaico. Categoria donne sotto i 70 kg sugli scudi la naturalizzata spagnola Tsunoda, oro dopo il successo ai danni della transalpina Gaillet. Consegna le medaglie il membro del CIO, Aisha Garad Ali. Categoria uomini sotto i 90 kg, a sbaragliare la concorrenza ci pensa l'olandese Van Tend, giustiziere in finale della Zero Fatief. A consegnare le medaglie il membro del CIO Filomena Fortes. Tra le donne sotto i 78 kg su tutta la transalpina Chomeo, la quale sconfigge nel derby d'Oltralpe la connazionale Beauty Gie e porta a casa il personale sesto oro parigino. A consegnare le medaglie il vicepresidente della federazione Laszlo Tot. Sono molto felice di ispirare le persone, è un obiettivo per tutti al mondo, ispirarle per me è il massimo. Tra gli uomini sotto i 100 kg a portare a casa il metallo più prezioso ci pensa l'olandese Correll, giustiziere in finale del naturalizzato emiratino Kostoev. A consegnare le medaglie il nuovo ambasciatore della federazione Lior Ratz, che riceve uno speciale riconoscimento per celebrare l'occasione. Categoria donne sopra i 78 kg su tutta la coreana Ayun Kim, oro dopo il successo nella finalissima ai danni della nipponica Akiba. Consegna le medaglie il vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale dell'Arabia Saudita, Falat Bin Jalawi. Dulcis in fundo tra gli uomini sopra i 100 kg il ritorno del re col successo del transalpino Teddy Riner, il quale sconfigge il nipponico Yoga Ota mandando invisibili i propri sostenitori. A consegnare le medaglie l'amministratore delegato di Kona Capital, Max Hervé George. Combattere per queste persone, per il tuo paese, è un piacere. È passato molto tempo dal mio ultimo combattimento qui. Wow, è fantastica come sensazione, davvero buona. L'appuntamento col judo è ora tra 10 giorni in Israele.